abbiamo trovato qui nel salone della parrocchia una signora che viene dall'America, se non sbaglio, vero? La signora? Caterina Marenghi. Sì. Caterina Marenghi, le sue origini sono di Bore oppure no? No, di Massachusetts, ma il mio nonno è di Bore e dimetti di Bore. Ah sì, tanti anni fa. Quindi lei è venuta qui in Italia ed è venuta subito a Bore? Ah sì, sì, non è la prima volta, però ho scritto un libro sopra la storia di mia famiglia. Un libro sopra i miei nonni, i miei genitori, e Caterina mi aiuta per verificare l'informazione, tutto è corretto, e voglio dare un libro come regalo alla signora. Signora Caterina, lei ha aiutato per scrivere questo libro con delle informazioni? Sì. Allora, intanto Caterina è venuta a cercare le sue origini paterne e abbiamo trovato anche la casa dei suoi nonni a Villa Pereto, è vero? Sì, Pereto. E 3 anni fa forse? 3 anni fa. 3 anni fa. E abbiamo impostato l'inizio della storia, che risale appunto all'Ottocento, l'emigrazione delle nostre zone, e appunto i suoi genitori sono i suoi bis nonni, sono partiti da qui, e poi quest'anno invece ha recuperato le sue origini materne andando a Varsi. Ecco, vai avanti tu, sì, Caterina. Ho trovato un cugino che vive adesso, i cimiteri, tutto. Sì, sì, molto interessante. Signora, cos'è che l'ha spinta veramente per trovare le sue origini antiche? Voglio dire una storia differente degli italiani, no mafia, no criminale, gli italiani come sono veramente, una storia, è una novella, però le persone sono avere la storia tutto vero. Bene, questo è molto bello che i nostri italiani che sono emigrati tanti anni fa all'estero per lavoro, che ci siano dei nipoti come lei che ricordano e vogliono cercare le proprie origini. Grazie. Molto interessante per me, grazie. Grazie. Signora Caterina? Io sono molto soddisfatta perché da una casualità, perché lei cercava i registri della chiesa, perché lì ci sono registrate nascite, battesimi e morti, e da lì è nata proprio questa collaborazione, e abbiamo un po' proprio anche ricreato la cultura dei tempi, quando si portava l'acqua sulle spalle, proprio quello che succedeva appunto allora e la situazione di povertà che ha creato l'emigrazione. Comunque è bellissimo, come diceva lei, che nasca questa storia bella di queste persone belle che si sono sacrificate, sono sacrificate, perché affrontare l'ignoto con dei viaggi impegnativi, sì. E poi posso dire che i nostri emigrati sia in Europa che in America hanno tutti creato delle vere belle storie di successo. E infatti l'italiano nel mondo ha sempre avuto successo. Perché è la serietà, è l'impegno, è proprio il senso del dovere verso la famiglia, secondo me. E poi ritornano volentieri, con l'orgoglio. Questo è molto importante e grazie per aver portato in Italia il suo libro. Oh, grazie, grazie a voi. Grazie.